Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi vi voglio parlare di una razza molto conosciuta ma forse non abbastanza, il gatto persiano, e siamo qui con Pessotto Jessica, allevamento dei Golden Mischi in provincia di Treviso. E qua noi abbiamo? A proposito, noi abbiamo sia la razza persiana e anche l'esotic short hair, però oggi ho portato solo due persiani. Qui abbiamo Whisky, che arriva dal Portogallo, un allevamento della Susana Goncalves, e sarà il nostro futuro stallone. È il mio massaggiatore privato, no? Ma che meraviglia! E quali sono le caratteristiche del gatto persiano? Beh, innanzitutto abbiamo gli occhi belli grandi, il pelo, ovviamente, prima di tutto ovviamente il pelo lungo, gli occhioni belli grandi, lo stop profondo, il nasino corto, le orecchie devono essere piccole e ben piazzate. Poi, che altro? Beh, la sua caratteristica ovviamente è anche il carattere, che è molto docile, si lascia lavare e va lavato. Quando lo portiamo in show va lavato anche ogni 15 giorni. Ripeto, sono abituati fin da piccoli e ci teniamo a farlo sapere, dire insomma, che vanno lavati questi gatti, perché purtroppo ci sono delle malinformazioni in giro. È ovvio che nel momento in cui il gatto è abituato fin da piccolo, si lascia fare, e in più, come dire, lo aiuta a non avere problemi di dermatite, ad evitare che si formino dei nodi, e comunque per lui è una bella pulizia. Infatti, finito anche la fase dell'asciugatura, diventa molto ancora più ruffiano e ti riempie di gratitudine, insomma. E gli piace proprio essere toilettato e coccolato. E la spazzolatura ogni giorno? Sì. Cioè, sì, ogni giorno abbiamo diversi tipi di spazzole, quelle a denti stretti per togliere magari il pelo morto, poi ci sono i cardatori. Allora, lei chi è? Lei è Charmy Kitty, dei Golden Mischi, sempre. Quanto ha? Lei ha 2 anni, la mia principessona, e è già mamma, oggi ha preso il suo secondo punto al campionato nazionale. E basta, è già andata in calore purtroppo, quindi adesso vediamo se lui un po' più avanti, insomma entro fine anno magari, non so, si fa avanti. Caratterialmente il persiano com'è? Molto molto buono, molto coccolone, adatto anche per i bambini, si adatta anche ai cani, è un carattere dolce. Ovvio che qui oggi, tra tanti gatti che sono in calore e il periodo è quello giusto, si lasciano. Sono un po' più irrequieti. Esatto, esatto. Te quanti ne hai in allevamento? Ne ho un po'. Fammi pensare. Allora, come maschi riproduttori ne ho uno, e poi lui che è appena diventato adulto da poco. Poi ho delle femmine, di cui adulte due, una è questa e un'altra è l'esotica, e poi ho tenuto delle piccoline che adesso hanno appena 6 mesi, 8 mesi, perché noi allevatori sì, ci affezioniamo ai nostri gatti, però abbiamo bisogno anche di cambiare un po' le linee, sempre per migliorarci, insomma, ecco, tutto lì. I gatti persiani possono essere di vari colori? Esatto, di vari colori. Quella che hai visto prima è una calico, però una smoke calico. Esistono i silver, questa qua è un bicolore e l'altra invece è un arlecchino. Dopo ci sono i van, che hanno la coda colorata, la testa macchiata, solo la testa, e hanno una divisione generalmente proprio a metà cranio, e quello è il segno caratteristico. Poi ci sono i vari tipi di tabby del tigrato, per esempio io in allevamento ho sia i blotched ma anche gli spotted, che sono tipo proprio maculate. Lui è un po' stanco oggi, è un po' agitato. Amore, perché abbiamo Charmy Kitty in amore. Qua vicino abbiamo un altro maschio in amore, quindi lui è un po'. È tutto un sentire ormoni, sì, dappertutto, mamma, sì, mia. Qual è, se posso chiederti, un prezzo medio di un gatto persiano? Allora, da compagnia di solito ci aggiriamo intorno agli 800 euro in su. C'è da dire che comunque dietro c'è un lungo lavoro, anche perché i parti non sono semplici.
molte volte ci muoiono, molte volte, insomma, si spera di no, ma ci possono morire dei gattini perché comunque vanno aiutati. Per la forma della testa? Sì, ma più che altro perché proprio per la forma della testa del persiano, il persiano non riesce ad aprire a volte il sacchetto amniotico, poi dipende da gatto a gatto, quindi capita che dobbiamo stare svegli tutta la notte, le 3 la mattina, le 4, stare lì a vigilare, certo. Aiutare, tagliare eventualmente il cordone ombelicale, asportare il muco che se gli va per traverso, va dentro sui polmoni, poi possono venire fuori i polmoniti e quant'altro. Poi bisogna essere esperti, insomma. Anche sì, quindi anche chi si improvvisa, come alla fine, cioè anche sbagliando si impara, per carità, però se posso dire anche una cosa, ultimamente si vedono anche delle problematiche tra noi allevatori che tante volte molti non ci aiutano, ma neanche parliamo di associazioni, ecco, dicendo una cosa importante, perché purtroppo ci sono dei veterinari che non sterilizzano i gatti troppo piccoli, anche noi stessi, tipo anch'io di solito non sterilizzo al di sotto dei 6 mesi per una scelta, perché mi sembra troppo piccolo il gattino per subire un intervento del genere, più o meno invasivo, ovviamente se è femmina ovviamente è più invasivo rispetto al maschio. Però c'è il problema che magari li diamo via con l'obbligo della sterilizzazione e poi non li sterilizzano. E poi è successo che si è accoppiato e va bene così, va bene un corno. Perché bisogna essere allevatori esperti per far accoppiare dei gatti, altrimenti. Esatto, che tutti i gatti, quelli che vengono ceduti, un conto che ci sia un rimborso speso, per carità, per ogni cucciolina che possa venire al mondo. Ma comunque un gatto che sia definito persiano deve avere ovviamente un pedigree, certo. E sottostare a delle regole, tipo noi abbiamo l'ANFI come associazione, almeno io personalmente, quindi abbiamo delle regole che dobbiamo rispettare, certo. Improvvisarsi no, non va bene, e è una fatica. Ne va della salute dei gatti, è una fatica ultimamente, farlo capire proprio. Bene, intanto ti ringrazio, ripetiamo il nome dell'allevamento e il luogo. Allevamento dei Golden Mischi, provincia di Treviso, precisamente a Porto Buffolè. Abbiamo cuccioli disponibili, abbiamo se volete. Cuccioli disponibili, perfetto. Ovviamente, se da compagnia vengono dati via sterilizzati. Certo. Non devi dar. Quindi se volete dei persiani, leggete sotto la descrizione nel video che ci sono tutti i riferimenti. Ciao, ciao. Amici gatti e amici gatte.